Scusate, stiamo preparando la prossima puntata. In realtà dovremmo anche presentare un programma che è pronto, già pronto, per Venezia Giulia News. Bentornati da Alessandro Bonfanti per quanto riguarda il programma dedicato alla Venezia Giulia, a tutto quello che viene fatto, almeno a gran parte, o quelle cose che vengono realizzate nella Venezia Giulia. Puntata agostana, ancora per qualche tempo ci troverete distesi qua, molto impegnati, cin cin, a fare la trasmissione per voi. Partenza di oggi, l'apertura come una delle più grandi manifestazioni regionali e nazionali in assoluto, inventata a Gorizia, arrivata alla quarta edizione, è stato presentato il Festival Vegetariano 2013. L'evento si è tenuto nella Sala Bianca del Comune di Gorizia, abbiamo intervistato i protagonisti. Poi chiuderemo la prima parte con un servizio che è andato in onda qualche giorno fa relativo alla manifestazione che si è tenuta al CIE di Gradisca di Sonzo. Nella seconda parte partiremo con la centrale a biomasse inaugurata dal comune di Farra di Sonzo, unico esempio in regione, e soprattutto la filosofia del comune farrese è quella di essere completamente autonomo. Infatti hanno messo a disposizione, il comune si è messo a disposizione dei terreni dove saranno coltivati dei materiali, dei cippati, dei legni per poter essere bruciati. E chiuderemo con Rivediamoli, Rivenezia Giulia News, con l'operazione Waste Paper della Guardia di Finanza di Gorizia, che ha sventato, era il 15 marzo, ha sventato una truffa da 50 milioni di euro. Ma adesso partiamo con la presentazione del Festival Vegetariano. Signor Sindaco, nel suo intervento lei ha detto che Gorizia ha bisogno del Festival Vegetariano, perché? Ma sì, ha bisogno di essere animata, ha bisogno di tutte le iniziative, ma il Festival Vegetariano ha una caratteristica che è unica, cioè si rivolge a una nicchia di persone ben individuate, ma che ha una valenza quindi europea. Perché noi vedremo in questi giorni a Gorizia la presenza di cittadini delle varie nazioni europee, soprattutto centroeuropee, che sono molto affezionate a queste tematiche ambientali. E quindi Gorizia in questo si proietta nei confronti della Mitteleuropa, che è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è sempre proposta. Cosa ne farà della borsa che le hanno regalato? Ma credo che la distribuirò ai miei collaboratori e poi qualcosa la mangerò. Quali sono i principali eventi di questo Festival Vegetariano versione 2013? Ci sono alcuni eventi culturali molto importanti, soprattutto di teatro. C'è Jacopo Fo venerdì sera con il suo spettacolo I calzini sul Comò. C'è sabato sera Don Pasta, che lui è un DJ, un economista, un esperto di gastronomia, e cucinerà sul palco insieme a un gruppo jazz, quindi si sentirà, saranno suoni, odori, perché poi è cibo vero che viene cucinato, uno spettacolo molto particolare che coinvolge tutti i cinque sensi. Domenica sera invece c'è Diego Parassole, lui è diventato famoso con Zelig, però adesso si sta impegnando sui temi del biologico, del green, del consumismo. Infatti il suo spettacolo si chiama I consumisti mangiano i bambini ed è sul tema del consumare, no? Della società moderna che consuma. Questi sono, diciamo, i tre eventi culturali principali. Poi ci sono tutti gli incontri del pomeriggio e della mattina che sono comunque interessanti. Venerdì si parlerà soprattutto di salute, quindi celiachia e vegetarismo. Si parlerà di cucina naturale, quindi diciamo cucinare in pace, è il libro di Marinella Correggia che proprio racconta del cibo del futuro, veg, rispettoso. Sabato invece è dedicato di più all'economia, da un lato alla comunicazione, cioè comunicare le cose belle che noi facciamo, intendo noi vegetariani spesso facciamo parte di associazioni o ONG, insomma ci impegniamo nel sociale e dobbiamo imparare a comunicarlo, e ne parleremo con Domitila Ferrari e Marco Geronimi Stoll, che ha scritto un libro, si chiama Smarketing.
Ci sarà poi sempre sabato Mario Tozzi, che insomma tutti conosciamo, un divulgatore, presentatore famosissimo, amatissimo, che parlerà di impatti, cioè cosa succede nel nostro paese, nella nostra terra, con il nostro stile di vita. Domenica invece sarà dedicata agli animali. Parleremo di antispecismo, quindi perché considerare gli animali inferiori solo perché sono di una specie diversa. E ci sarà l'arrivo di Smilla e Paolo, insomma, che conoscete tutti benissimo, che arriveranno proprio domenica sera alle 7 in piazza. C'è anche l'uso di un'altra parte della città, oltre via Oberdan, il mercato. Senza entrare nei particolari, che cosa succederà al mercato coperto, dove di solito c'è il mercato della, diciamo, di chi vende verdura, frutta? Beh, il mercato coperto sarà aperto, quindi venerdì, sabato e domenica ci saranno la vendita della frutta e della verdura. Accanto a questo ci saranno degli allestimenti fatti a costo zero, con le cassette della frutta avanzate dai ragazzi, dagli studenti di architettura di Trieste, Udine. E inoltre ci saranno alcuni eventi collaterali, lo scambio di libri Book Crossing, alcune ricette vegetariane proiettate su un televisore. Ci saranno ci sarà Paola, che è una cuoca, che ci insegnerà a fare le insalate, e il dado fatto in casa. Insomma, una serie di eventi, alcune mostre, tra cui quella del cane che dipinge col naso, cose particolari, insomma, merita una visita. Altri eventi collaterali? Ci saranno in particolare due cose molto interessanti, una per i bambini, pensata apposta per loro, dei workshop kids con gli animatori dell'immaginario scientifico di Trieste. I temi saranno i cereali, la frutta e la verdura, quindi impareranno giocando. E poi ci saranno dei workshop di cucina, quindi degli show cooking con degli chef professionisti, che insegneranno a cucinare vegetariano e vegano, e poi si assaggerà tutti insieme. Per questi eventi basta andare sul sito, ci si può iscrivere, sono a pagamento, però si può prenotare il posto su www.festivalvegetariano.it. Da Biolab al Festival Vegetariano. Un conto è la professione e un conto è anche la filosofia, la cultura. Come si è sviluppato in questi anni il Festival Vegetariano, in questa, fino arrivati alla quarta edizione? Quest'anno diciamo che ci sarà la conferma, il consolidamento di quello che l'altro anno è stato un po' un rischio, un azzardo, che fa parte delle nostre caratteristiche sia aziendali ma anche delle mie un po' personali, nel senso che l'altro anno abbiamo spostato la manifestazione in centro città, non più su un giorno come si faceva gli anni precedenti, ma su tre giorni, quindi con una serie di punti di domanda enormi, alla quale comunque abbiamo avuto delle risposte sia di presenze sia di pasti venduti, 20-25 mila presenze, 11 mila pasti venduti, 80 espositori. Quest'anno vogliamo aumentare del 20-30% tutti questi numeri, quindi più espositori, ne abbiamo già iscritti oltre 100, Padiglione Cultura con 48 ospiti nazionali che arriveranno a parlare, a discutere, a dar spettacolo un po' sulle varie tematiche, e le presenze puntiamo a 40.000 presenze. Ci sarà in concomitanza anche il Festival del Folklore, alla quale abbiamo subito sposato questa sinergia che dà un buon inizio a quelle che sono le manifestazioni culturali nella nostra città, possono anche collaborare assieme. Collaborazione che Gorizia dà anche come città in questi anni? Sì, beh, Gorizia risponde, c'è poco da dire, vediamo le manifestazioni anche importanti, tipo Estoria, l'Amidei, il Gusti di Frontiera, sono comunque manifestazioni particolari, settoriali, però che hanno sempre un gran interesse da parte della popolazione, e non solo, io spero che in molti arrivino anche da fuori regione, se non anche da altri paesi come Austria, Slovenia. Il festival anche come implementazione, come aumentare dei segni sul territorio? Sì, il festival, il fulcro della manifestazione è la cultura. Un padiglione cultura da 500-600 posti circa, con palco attrezzato tecnicamente al meglio, che vuole comunque essere il punto d'incontro per trattare delle argomentazioni.
cultura sul territorio. Io voglio specificare che l'idea nasce da un'iniziativa privata, aziendale, quindi imprenditoriale, che vuole fissare sul territorio, rilanciare anche quello che è un territorio, insomma, come il nostro di confine, fantastico, ma forse a volte non riconosciuto e non conosciuto, vuole rilanciare proprio quello che è la città di Gorizia. Pertanto questo è un mio impegno da qui al futuro, per poter investire sempre di più, sia ovviamente nell'azienda, sia nel festival, ma anche sul nostro territorio, che merita molto e forse ancora di più. E dopo il Festival Vegetariano, manifestazione.